Ciro, dimmi la verità. Io quando arrivo qui, la mattina ti trovo qui. Quando me ne vado la sera, vedi, adesso no? Stanno smontando tutto, ti lascio qui. Ti corri qui, dimmi la verità, eh? Dov'è? Dov'è? Ti butti. È tutta una finta, in realtà sono un ologramma, non sono io, e mando un ologramma che mi sostituisce, così faccio vedere che mi sto impegnando tantissimo. Quindi non ti assumi la responsabilità, è l'ologramma che io cerco di, Marco, io cerco di assumere il numero minimo di responsabilità possibile, però già il fatto di essere qui ti assicuro che è una grande responsabilità. Vabbè, in questi 4 giorni cosa ti è piaciuto di più di questa esperienza mondiale? Ma mi è piaciuta l'atmosfera che c'è e che per me era sconosciuta, nel senso che è la prima volta che seguo un mondiale su pista dal vivo. Ho fatto tantissime corse su strada, ma mai la pista. L'atmosfera mi è piaciuta molto. E mi è piaciuto anche, se devo scegliere un momento chiave, non posso che scegliere, forse è troppo patriottico, ma il mondiale di Ghana, il 4° titolo con un record del mondo in qualificazione, è stato emozionante. Dici questo perché ancora non sai cosa ti aspetta stasera o domani sera, perché dovremo per forza andare a fare un po' di bisboccia, a emozionarci insieme. Dai, questo la vedo difficile perché fai il solito. Chi mi conosce sa che io alle corse di solito il mio stile di vita alle corse è monacale. Questo lo devo dire, però non si sa mai. Cercheremo di smussare questa monacalità. Va bene, grazie a Ciro Scognamiglio, Gazzetta dello Sport, e se non sarà stasera o domani sera ci daremo appuntamento a Giugianello. A Giugianello, che ti ho stupito nel conoscerlo, ma io grazie al ciclismo e non solo di posti italiani ne conosco tanti. Vabbè, Giugianello, effettivamente non è facile conoscerlo. Un saluto a tutti gli amici di Cicloweb, naturalmente. Grazie. Grazie a te, Ciro.